Nome? Biagio. Cognome? Moretti. Età? 63. Dove lavori? Clinica ortopedica dell'Università di Bari. Qual è l'impatto delle fratture da fragilità oggigiorno? È una tipologia di lesioni che sta ovviamente aumentando in relazione alla qualità di vita, ma soprattutto all'aumento della vita media della popolazione. E quindi il fenomeno osteoporosi che rende fragili le ossa ovviamente tende a complicarsi proprio perché la vita media e le richieste funzionali aumentano. Quindi in tutti i settori della traumatologia, over 65, oggi si assiste a un aumento di questi tipi di traumi che pretendono un tipo di terapia che è assolutamente peculiare, perché dobbiamo tener conto di vari fattori. Quali sono le novità nell'ambito del trattamento chirurgico? Allora, direi che sono essenzialmente due. Da una parte i trattamenti mini-invasivi, che noi riserviamo soprattutto per quanto riguarda le fratture da fragilità della colonna vertebrale, con la possibilità di introdurre delle sostanze che sono inerti o biocompatibili all'interno dei corpi vertebrali per impedire che questi corpi cedano e che dopo il primo cedimento noi andiamo incontro ad ulteriori cedimenti. Dall'altra parte, l'evoluzione delle tecniche chirurgiche mini-invasive e dei mezzi di sintesi, che ovviamente hanno una morfologia nuova e soprattutto una tribologia di materiali nuovi che vanno a determinare una presa ottimale sugli stessi mezzi di sintesi e sull'osso, e poi hanno una capacità osteoinduttiva, cioè determinano una reazione e innescano una reazione dell'osso intorno ai mezzi di sintesi. Ci sono novità per quanto riguarda il trattamento farmacologico? L'errore maggiore che noi abbiamo fatto come ortopedici in questi ultimi anni è stato quello di pensare di trattare queste fratture soltanto da chirurghi. Finalmente ci siamo resi conto che se non curiamo la malattia non è possibile far sì che queste fratture non si ripetano, perché il problema non è curare una sola frattura, ma evitare che nel tempo si ripetano queste fratture. Quindi l'apporto della farmaco e di tutto quello che l'industria farmacologica e ovviamente la ricerca medica stanno producendo, e soprattutto la formulazione di nuove molecole che da una parte facilitano il bilancio tra il riassorbimento osseo e la produzione dell'osso, e soprattutto di molecole, questa è l'ultima frontiera che ci occuperà la ricerca nei prossimi anni, quello di individuare le molecole che sono delle molecole di transduzione tra l'azione muscolare e l'azione e la reazione ossea. Ci siamo resi conto infatti che l'osteoporosi non è una malattia dell'osso soltanto, ma è una patologia che coinvolge l'apparato muscolare, per cui la ricerca ha individuato delle molecole che sono dei transduttori di segnale che ovviamente possono favorire la produzione ossea e dall'altra parte la reazione metabolica all'interno delle cellule muscolari. Grazie.